Buongiorno amici di Bet Italia Web, buon martedì, puntata numero 23 del nostro Bet Italia Web Daily Show che ogni giorno fa il punto della situazione sui risultati, le scommesse di ieri, le notizie di oggi, la lavagna con le sfide più interessanti. Parleremo molto di tennis, Wimbledon, ieri abbiamo iniziato alla grande con la nostra pick esclusiva per gli utenti, per gli ascoltatori del podcast, avevamo consigliato Bautista Agut con handicap a 2,22 di quota, giocata che è entrata. Anche oggi nell'ultima parte del podcast parleremo di Wimbledon, vi lasceremo una free pick in esclusiva, quota alta 3,85 da non perdere, continuate ad ascoltarci, ma iniziamo dalle notizie, iniziamo con una notizia bruttissima, almeno per me che seguo questi sport, quindi so di chi si parla. Ieri avevamo scommesso nel nostro canale Pro MLB su Telegram la vittoria dei Rangers contro gli Angels in MLB, baseball americano. La partita non si è giocata non per il classico condizioni meteorologiche, ma per un dramma. Tyler Skaggs, lanciatore 27enne degli Angels, è stato trovato misteriosamente morto nella sua camera d'albergo, veramente una bruttissima notizia per aprire questo martedì, ma cerchiamo di cambiare tono, cambiare aria. Andiamo alle prime pagine dei quotidiani sportivi, calciomercato, oggi ne parleremo anche un po' più approfonditamente con Profeta, perché si parla di Chiesa su Tutto Sport, obiettivo è Chiesa, la Juve non molla, Tutto Sport cerca anche di fare un po' di chiarezza sul reparto offensivo dei bianconeri, abbastanza trafficato, da ieri Higuain di nuovo della Juve, Mandzukic è in uscita, Kine è ancora un dilemma, e mentre appunto l'unica certezza rimane, almeno a livello di obiettivo, Federico Chiesa. Per la difesa si punta ovviamente ad Elite, e ci potrebbe essere Bonucci in uscita a Manchester City con un grosso punto interrogativo. Sulla Gazzetta dello Sport ci sono elogi per il Napoli che appena un anno fa pagava 30 milioni Fabian Ruiz, giocatore che adesso ne vale già 60 ed è addocchiato da mezza Europa, mentre dall'estero Real Madrid Zidane vuole Pogba a tutti i costi, Pogba che sembrava anche interessare alla Juventus per un ritorno a Torino, ma secondo Assi il campione del mondo 2018 che è ancora sotto contratto con il Manchester United ha già dichiarato di voler cambiare aria nella prossima stagione, staremo a vedere se andrà ai Blancos alla corte di Zidane. Vediamo, ieri si è giocata la Coppa d'Africa, proprio qui mi ricollego, Marocco e Costa d'Avorio vincono e passano gli ottavi, il Sudafrica spera ancora, Mané trascina il Senegal agli ottavi, anche l'Algeria passa in scioltezza. Si chiude con un doppio 3-0 il girone C della Coppa d'Africa, l'Algeria prima della classe si sbarazza della Tanzania, mentre con il medesimo punteggio il Senegal supera il Kenya. Ieri, giornata straordinaria sui nostri canali Telegram, sotto trovate tutti i riferimenti per seguirci, perché stiamo continuando ad andare alla grande con le nostre singole, multiple, raddoppi sul calcio. Ieri dicevamo giornate di casse, soprattutto con la multipla per la Coppa d'Africa, avevamo selezionato tutte e quattro queste partite, quota 3,22 incassata, ma non solo, perché ieri siamo andati in cassa anche con la doppia sul campionato svedese e con la singola sul campionato cinese, quindi si inizia dalla mattina a vincere fino alla sera, fino a tarda notte. Non perdeteci su Telegram, anche oggi uscirà tanta roba. Ieri sbagliamo solo una bellissima multipla, più di 6 di quota sul campionato irlandese, avevamo giocato 5 partite, abbiamo sbagliato questa bellissima quota per un solo gol in Cork Finns, peccato, ma non ci possiamo assolutamente lamentare. Oggi ancora Coppa d'Africa, Benin Camerun, il Camerun è favorito a 2,20, quota interessante e fra l'altro in salita, fino a ieri si giocava sotto la pari. Guinea-Ghana, anche qui nettamente favorito il Ghana a 1,30, la Guinea si gioca a 12, il pareggio a 4,75. Poi nella serata ci sarà Angola-Mali, il Mali si gioca a 2,25, l'Angola a 4,10 e infine Mauritania-Tunisia con la Tunisia a 1,40, la Mauritania a 9, il pareggio a 4. Riprende anche il mondiale femminile, semifinali, Inghilterra-USA, vediamo a che ora è, se riesco a vedere che non ho più sotto i dati, eccoci.
Inghilterra USA ore 21, le americane sono favorite a 1,80, quota anche leggermente in discesa negli ultimi giorni, mentre gli inglesi si giocano a 4,50, il pareggio nei 90 minuti è dato a 3,50. Sempre calcio, nella notte grandissima attesa, Coppa America, il Super Classico, Brasile-Argentina. Anche qui ci sarà da divertirsi. Sul nostro sito betitaliaweb.it trovate tutte le analisi e i consigli per le scommesse. Al momento il Brasile quota un po' in crescita, invece in questo caso rispetto agli ultimi giorni è salita leggermente, ma la nazionale verde-oro rimane favorita a 1,85, pareggio a 3,40, vittoria dell'Argentina a 4,50. Passiamo al basket, si gioca anche il basket femminile, giornata importante per l'Italia che prova a passare il turno nello spareggio contro la Russia, sarà una sfida difficile per le nostre giocatrici, lo vediamo anche dalle quote, Italia si gioca a 2,85, le russe sono favorite a 1,44 per la vittoria. Prima si giocherà anche Belgio-Slovenia, un'altra sfida che ha nettamente nelle giocatrici del Belgio le favorite a 1,19, la Slovenia si gioca a 15. Ora brevissima pausa e poi passiamo al tennis. Wimbledon, day 2, un day 1 veramente interessante, ci sono stati dei bei colpi, tra cui il nostro, ripeto, della Free Pick a 2,22. Con Bautista Gut, ne daremo una anche alla fine di questa tranche sul tennis. Dicevamo ieri la notizia più importante è l'impresa di Thomas Fabiano, il pugliese elimina Tsitsipas che era uno dei favoriti per la vittoria finale dietro ai Big Three. Per Fabiano è la prima vittoria in carriera contro un top 10, pensate che era dato intorno a 6,50 di quota la sua vittoria ieri. Ora sfiderà il gigante Ivo Karlovic, il veterano croato che ha giustiziato Arnaboldi del primo turno. Altri risultati: Djokovic vince all'esordio, senza problemi, il campione in carica al secondo turno. Invece Zverev umiliato, ennesimo fallimento negli slam, lo manda a casa il qualificato Veseli. Italiani, l'erba di Wimbledon rigenera Seppi, l'alto tesino batte Jarry e vola al secondo turno, Sonego invece si arrende al primo, Granolle spiega l'azzurro 3-7-0. Infine avevamo già detto Arnaboldi e anche Lorenzi salutano subito i championship, troppo forti Medvedev e Karlovic. Femminile, tonfo per Camilla Giorgi, asfaltata dalla stellina ucraina Jastramenska al primo turno. Continua anche il momento no di Naomi Osaka, uscita anche lei al primo turno, mentre Cory Gauff, favola da Cory Gauff, a 15 anni batte Venus Williams e vince il suo primo match negli slam, incredibile. Andiamo a vedere gli aggiornamenti delle quote anteposte, nel femminile le favorite sono la Pliskova e la Barty appaiate a 5,50 secondo gli ultimi aggiornamenti, poi arriva Serena Williams a 8, la Kerber a 10, la Kvitova a 15, poi si sale con un trio di giocatrici a 20 volte la posta e sono Konta, Halep e Case. Per quanto riguarda il maschile, Djokovic si trova sempre favorito a 2,10, segue Federer a 4, Nadal a 8 e poi troviamo ovviamente non più Tsitsipas ma Alissime e Raonic a 33 entrambi. Oggi dei due, Roger Federer, testa di serie numero 2 del tabellone, debutta contro il sudafricano Lloyd Harris, 86esimo al mondo, in scena gli altri 5 italiani in gara, prima partita in uno slam da top 10 per Fognini, Berrettini contro Bedene, Cecchinato trova De Minaur, grande attesa nel femminile per il ritorno di Maria Sharapova, mentre Rafa Nadal scenderà sul campo principale contro il giapponese Sugita. Ora veniamo alla nostra free pick, mi scuso come sempre per la mia pronuncia di alcune giocatori e giocatrici nel tennis che ho solo letto, come sapete io personalmente non lo seguo, ma il nostro Doc ha studiato, è andato a studiare una bella quota di valore, un possibile underdog, una possibile sfavorita che oggi potrebbe fare la sorpresa, ce ne sono state diverse in questo primo turno e quindi la free pick di oggi, stake 1, stake molto basso, è Ons Jabeur vincente contro Petra Kvitova a 3,85 di quota,
Quindi questo è il nostro azzardo per oggi, andiamo a investire una parte del profitto fatto ieri. Continuate a seguirci sul nostro sito, usciranno su betitaliaweb.it, uscirà la free pick di Darius, che è chiaramente il nostro tipster di riferimento. Seguiteci, come detto, sui canali Telegram, trovate tutti i riferimenti sotto perché stiamo scardinando i bookmaker con i pronostici sul calcio. Anche se c'è poco calcio, anche se è estate, non ci fermiamo davanti a niente a nessuno. Io vi do appuntamento oggi pomeriggio per la puntata con il profeta sul calcio mercato, magari diremo anche qualcosa di basket mercato. E che dire, non mi resta che salutarvi, ringraziarvi anche questa mattina dell'attenzione e scommettete, giocate sempre con la testa. Ciao ciao.